Poracci continua la Dragon Cringe Saga, col gioco più brutto mai fatto sul live action più brutto di sempre. Dragon Ball Evolution era il peggio del peggio. C'è poco da dire. Mossa ancora una volta è stato il più rapido di tutti, mentre per le risposte sbagliate va per forza premiato l'onorevole Andrago, che tira fuori un gioco di parole così tanto tempestato da errori grammaticali che più sbagliato di così penso sia impossibile. Complimenti, credo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, oltre a quello di Masahiro Sakurai. Sì, ormai siamo in due, ma questo è nettamente migliore. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di notizie al volo e c'è veramente poco tempo da perdere. Quindi chiudete le finestre, se no le notizie volano via, e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo riprendendo un po' di notizie che abbiamo trattato la settimana scorsa. Ci eravamo lasciati con un'accoglienza un po' freddina da parte della stampa italiana per quanto riguarda l'arrivo di Pac-Man World Repack. E ora dobbiamo confermare le impressioni iniziali? Sì, ma non proprio. La stampa internazionale si è dimostrata leggermente più entusiasta nel recensire questo titolo e la remaster viene indicata come una riproposizione fedele del titolo del 99 uscito su PS1, che aggiunge poco, non stravolge nulla e fa il minimo indispensabile per proporre un titolo che sicuramente si porta i suoi anni alle spalle. È un bene o un male? Questo decidetelo voi. L'importante è che siate consapevoli, prima di acquistare questo repack, a cosa state andando incontro. A un platform di oltre 20 anni fa, che conserva intatto il suo fascino, ma di sicuro non è considerabile tra gli esponenti più moderni del genere. Sapete invece quale titolo ha ricevuto un'accoglienza decisamente più entusiasta? La Kawabanga Collection. Se Shredder's Revenge prometteva di riportare in vita l'epoca d'oro del brand delle Tartarughe Ninja, con un beat'em up nuovo di zecca, questa collezione è una sorta di sguardo sul passato della serie e propone la bellezza di oltre 10 titoli appartenenti al mondo delle Tartarughe Ninja, tra brawler, picchiaduro e anche platform. Non tutti i giochi sono invecchiati nel migliore dei modi, in particolare gli episodi per Game Boy, ma come vetrina storica la Kawabanga Collection ha convinto tutti, in parte grazie alle feature che rendono molto più digeribili i passaggi più ostici e in parte grazie a tutti gli extra da museo che aggiungono un certo valore alla collection. E poi Poracci, qui in mezzo c'è Turtles in Time, un capolavoro senza tempo. Probabilmente invece vi è sfuggito Nobody Saves the World, una piccola gemma indie che vi consiglio in continuazione ad opera di Drinkbox Studios, gli stessi di Guacamelee, che per me rientra di diritto tra i migliori giochi del 2022. Beh, il 13 settembre il gioco base vedrà l'arrivo del suo primo DLC a pagamento. Per circa 5 euro The Frozen Heart aggiungerà tonnellate di contenuti a un'offerta già di per sé bella corposa. Il publisher ha annunciato che il gioco base e l'espansione verranno venduti in bundle al prezzo di 28 euro e speriamo che questo sia il primo passo verso l'annuncio di un'edizione fisica del gioco. E a proposito di edizioni fisiche, vi ricorderete sicuramente che la Firefly Edition del remake di The Last of Us Parte 1 era sparita immediatamente a poche ore dall'apertura dei pre-order. Naughty Dog ha confermato che ci sarà un restock di questa desideratissima limited e che sarà possibile acquistare i nuovi pezzi messi in vendita il giorno del lancio, il 9 settembre, esclusivamente tramite il portale di PlayStation. E tenete gli occhi aperti perché la Limited per ora è esclusiva del mercato americano, ma Naughty Dog ha aggiunto in un tweet che si sta muovendo insieme a Sony Interactive Europe per portare la Firefly Edition anche nel vecchio continente. E se ci saranno novità non mancherò di segnalarvele nel gruppo Telegram delle offerte poracce. La settimana scorsa ci siamo lasciati con la notizia shock che Sony avrebbe alzato il prezzo di PlayStation 5 di 50 euro su entrambi i modelli, sia quello con lettore ottico sia sulla versione all digital. Nel metabolizzare questa notizia il pubblico di appassionati si è spaccato in due. C'è chi vede in questa mossa di Sony una scelta obbligata e comprensibile, visto i tempi che corrono, chi invece reputa la decisione un vero smacco nei confronti del consumatore.
un rincaro non necessariamente giustificato e gestito male a livello comunicativo. A prescindere dalle opinioni personali, era ovvio che la concorrenza non sarebbe rimasta a guardare e le risposte di Nintendo e Microsoft non hanno tardato ad arrivare. E come era lecito aspettarsi, entrambe le aziende hanno preso le distanze con fermezza dalla politica di Sony. Sulle pagine di Windows Central, un rappresentante di Microsoft ha confermato che nei piani dell'azienda non c'è l'intenzione di modificare i prezzi base delle due console, sempre inflazione permettendo. La stessa risposta è arrivata anche da parte di Nintendo. Video Games Chronicle ha intervistato un rappresentante di Nintendo UK sulla questione, il quale ha confermato che nonostante poi il costo finale venga fatto dai rivenditori, per Nintendo i prezzi rimarranno gli stessi. Questa è un'importante conferma perché va a rafforzare le recenti dichiarazioni da parte del presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, che in un'intervista con Nikkei affermava che Nintendo non avrebbe alzato il prezzo della Switch in Giappone nonostante la forte inflazione e la perdita di valore dello yen. Comunque, era ovvio che la concorrenza avrebbe usato la difficile decisione di Sony a suo vantaggio per guadagnare dei punti agli occhi degli acquirenti indecisi, ma a questo punto c'è da vedere due cose, entrambe sul medio e lungo termine. Se effettivamente Nintendo e Microsoft riusciranno a tenere fede alla parola data, nonostante il tragico scenario economico che via via va delineandosi, e soprattutto se il rincaro di PS5 sposterà gli equilibri di quella che sì, dai, passatemi il termine, possiamo chiamare console war. Secondo voi, il rincaro di PlayStation 5 allontanerà parte dell'utenza Sony verso altre console? E a proposito, io nell'ultimo TG Poro vi avevo già ricordato che ad agosto 2021 Sony aveva comunicato di non vendere più le PS5 in perdita e vi ricorderete sicuramente tutto il casino che si era scatenato con l'arrivo della PS5 Slim, ovvero quella revisione invisibile della console che riprogettava parte del sistema di raffreddamento col fine di produrre una macchina più efficiente, leggera e soprattutto meno costosa per il produttore. Beh, in questi giorni è stata avvistata una nuova PS5 Slim che riduce ulteriormente il peso complessivo dell'hardware e pensate che ora questa terza revisione abbassa così drasticamente il peso complessivo che la versione con disco arriva a pesare come il primo modello all digital. Così la CFI 12000A perde la bellezza di oltre mezzo chilo rispetto al primo modello, una perdita simile avvenuta anche con la CFI 1200B, la versione senza lettore ottico. Per ora la console è stata avvistata solo in Australia e nessuno ha ancora documentato i cambiamenti interni all'hardware. Sarà interessante seguire i primi teardown per capire cosa è cambiato all'interno della scocca, perché ricordiamolo, si tratta di una revisione invisibile pensata per contenere i costi di produzione. A noi consumatori non cambierà nulla o quasi, se non il fatto che la pagheremo 50 euro in più. E chiudiamo poracci con una notizia che mi riempie il cuore di gioia. Io vi giuro, sono in estasi totale. E tra l'altro è la conferma che i poteri forti guardano il TG Poro e anche le live. Dopo la opening night live della Gamescom, vi ho attaccato un pippone su Shadowverse Covenant e i suoi personaggi completamente fuori di testa. Tutto per colpa di Lies of P e della sua reinterpretazione del personaggio di Geppetto. Che dire di Shadowverse? Si tratta di una serie di JRPG Kadoro, ma che è estremamente di nicchia e poi è anche bella che sepolta. Infatti se ne sono perse completamente le tracce dal 2005, con il terzo e conclusivo From the New World. E così, dal nulla, che salta fuori? Che oggi su Kickstarter prende il via una campagna dal duplice obiettivo che promette di riportare in vita i brand di Wild Arms e Shadow Hearts con altrettanti successori spirituali, Armed Fantasia e Penny Blood, e entrambi saranno gestiti da dei team composti dai creatori originali delle rispettive serie. Ora, non me ne vogliano i fan di Wild Arms, ma non mi sono mai approcciato alla serie e l'idea di un JRPG dall'aspirazione open world gestito da un piccolo team non è che mi faccia proprio impazzire, ma Penny Blood, poracci, porca miseria, mi sento male! Il creatore originale di Shadow Hearts, Matsuno Mashida, torna alle redini di un progetto che riprende completamente l'estetica, l'ambientazione, le tematiche e anche il gameplay della trilogia originale. Per me si tratta di un progetto da sostenere a occhi chiusi e spero che l'obiettivo venga raggiunto senza troppi problemi. Vi lascio il link della campagna Kickstarter nei commenti, mi raccomando buttateci un occhio e soprattutto dovete scoprire o riscoprire assolutamente la serie di Shadowverse. Se siete degli amanti di JRPG non potete non aver mai giocato a Shadowverse Covenant. Fidatevi di Poro. E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, per aver atteso la pubblicazione di questo video che arriva sempre più in ritardo e vi aspetto nei commenti per continuare a discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, nuovi shorts e tante nuove emozioni. Voi come al solito fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro.
Io sono il Poro Shadow Michele Hertz. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Shadowverse Covenant con la mano a cucchiara. Panibloh.